Grazie a tutti. Allora, in realtà io sono qui perché Matteo Salvini mi ha chiesto una cosa abbastanza semplice, semplice a dirsi, un po' difficile a farsi. La cosa semplice è come si fa a far star meglio i miei cittadini. E beh, io l'ho guardato e ho detto, questa è economia. Economia significa gestione delle risorse per soddisfare i bisogni delle persone. Fino adesso quello che c'è stato non è economia. Lo spread, le tasse, i fondi salvastati, tutto quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ormai da troppi anni, possiamo chiamarlo come vogliamo, dittatura, ricatto, tortura. Ma non è economia. L'economia serve a far star bene le persone. In questo momento ci stanno torturando. E lo sanno bene, e tutti voi che siete impegnati sul territorio, lo sapete sicuramente bene, perché gli occhi delle persone che vi rivolgono a voi pensando che abbiate chissà che bacchetta magica per poter risolvere i loro problemi, e che arrivano a raccontarvi il disastro che sta succedendo nelle loro vite, è diretta conseguenza di scelte di qualcuno. In questo momento la crisi non è una crisi che viene dal cielo. Il resto del mondo non è in crisi. Il Giappone, che ha il 250% del debito pubblico, quindi il doppio del nostro debito pubblico, cresce del 6% nel primo trimestre, perché hanno fatto scelte diverse. Noi possiamo fare altre scelte e se invece non le facciamo e decidiamo scientemente di torturare la nostra gente, e beh, mi spiace, ma non è un caso, ma della gente che decide di fare così deve subirne le responsabilità, perché noi in questo momento abbiamo un'Unione Europea e un governo italiano che con le sue tre declinazioni, che sono state Monti, Letta e Renzi, sta scientemente affamando la gente e sta torturando delle persone, specialmente qui al nord, che avrebbero tutto il diritto di vivere una vita serena, invece vivono un incubo. Vivono l'incubo della disoccupazione, vivono l'incubo dello Stato che li aggredisce per cercare denari non dovuti, in modo tale da poter continuare ad andare avanti su un terreno che di sicuro non porta da nessuna parte. Quindi, cari amici, quando Matteo Salvini mi ha detto ciò, io ho detto, sono qua, sono al vostro servizio. E con questo servizio espierò il fatto, ovviamente, di non essere stato giovane padano, militante o cose di questo tipo, perché mai avrei pensato nella mia vita di fare politica. Ma ci sono dei momenti dove a un certo punto uno dice l'importanza del tuo prossimo diventa fondamentale e quindi bisogna impegnarsi in prima persona per aiutare gli altri. È quello che cercherò di fare insieme con Matteo Salvini. Ora, noi come sapete bene, perché libretti e così via l'avete letti, siamo in una prigione, come è stato richiamato anche da Tosi prima. Siamo in una gabbia, siamo in una prigione. Ora, essere in una gabbia o una prigione non è una buona scusa per essere torturati. Quindi in questa prigione noi dobbiamo rimanere a testa alta, non dobbiamo stare in ginocchio sui ceci. E allora le proposte che la Lega mi auguro porterà avanti per cercare di andare avanti in questa situazione di prigionia derivante dall'euro, tenuto presente che l'obiettivo deve essere sempre quello di scappare dalla prigione, saranno quelle mirate a cercare di rendere la vita dei cittadini dignitosa. E uno dei primi motivi di non dignità del cittadino nei confronti dello Stato è ovviamente il fisco. Perché questo strumento di oppressione non dovrebbe essere così. Uno dovrebbe pagare il giusto livello di tasse per avere il giusto livello di servizi, e
e esserne contento. In questo momento, invece, il meccanismo fiscale italiano è diventato un mostro dove chi è ricco può agevolmente scappare. E certo, ha a disposizione schiere di commercialisti, ha a disposizione l'opzione di spostarsi qualche chilometro e andare in Svizzera. Ma ci chiediamo come mai l'operaio della Fiat riceve a casa delle gabelle, riceve a casa delle tasse perché non ha pagato l'IMU, perché non ha pagato le virgole della mini IMU, del bollo, anche magari cercando di volerlo fare mentre Marchionne è residente a Zugo, mentre Schumacher e Alonso e così via, che pur dovrebbero essere dipendenti Fiat tanto come gli altri, invece erano dipendenti, erano residenti in Svizzera. Perché? Perché il ricco scappa. Un sistema complicato, vessatorio, con delle aliquote pazzesche, è soltanto a danno di chi non può scappare, dell'onesto. Per cui la nostra idea per cercare di rendere migliore la vita dei cittadini è quella dell'aliquota unica. Ma cosa significa? Significa che io devo guardare tanto il livello dell'aliquota? No, devo guardare la paurosa semplificazione, devo far sì che io non devo diventare matto pensando alle tasse, devo far sì che tutto diventi semplice. Un'aliquota unica, noi l'abbiamo pensata, per iniziare a discutere, al 20%, che è già alta rispetto a chi normalmente ha utilizzato questo sistema. Perché non l'abbiamo mica inventato noi, In Russia, per esempio, perché i russi qualche volta magari le cose giuste le fanno, Putin ha fatto una cosa abbastanza semplice. C'era un sistema ad aliquote come il nostro, tutto incasinato e che dove tutti eludevano, ha detto, benissimo, sapete cosa c'è di nuovo? Tassazione al 13%, che è l'attuale. 13%. Tenete presente che poi dopo ci ha messo la sua faccia, che è abbastanza credibile, e ha detto, se adesso però qualcuno sgarra, gli si fa un mazzo tanto. E posso capire che Putin possa intimorire un filo quando magari dice, se uno magari sgarra. Cos'è stato il risultato di tutto ciò? Dopo il primo anno di applicazione, gettito fiscale più 25%, con le tasse al 13%. Ora, sarà mai una cosa, una fantascienza pensare di fare una cosa del genere? Se noi poniamo un'aliquota, diciamo il 20%, e poi diciamo che ognuno di noi deve avere un 5.000 di deduzione fissa. Se io sono una famiglia di 4 persone, la mia deduzione, anche se si tratta di bambini piccoli, e mi verrebbe da dire soprattutto se si tratta di bambini piccoli, perché chi ce li ha sa cosa costano, la mia deduzione per una famiglia di 4 persone sarà di 20.000 euro. Significa che se il mio stipendio è 20.000 euro, detratta la deduzione, io non pago nulla. E ho già finito. Se io pago, ma mi pare il minimo, se io incasso 50.000 euro, 25 io e 25.000 mia moglie, siamo in 4 in famiglia, 50.000 euro di reddito, 20.000 euro di deduzione, 30.000 euro è la mia base imponibile, su questa pago il 20% di tasse, uguale 6.000 euro. Questo è finito, finito il commercialista, finito il CAF, che sappiamo tutti in mano a chi sono. La dichiarazione dei redditi si fa in 3 minuti. Non è più possibile che mi vengano a casa a contestare lo scontrino del 42 che si è estinto e cose di questo tipo, che sono solo sistemi di darti sanzioni, solo sistemi di darti gabelle. E beh, ma poi a questo, discutendo con Giorgetti, alla fine vengono fuori delle idee che si sommano, vale a dire, ma se il sistema è così semplice, ma perché le mie tasse le deve pagare qualcun altro? Se il sistema è così semplice, si deve ragionare sul lordo in busta. Io devo ricevere tutto il frutto del mio lavoro e poi le tasse le pago io su quello che ho incassato. Non devo avere la ritenuta da conto e delle cose che girano, no? In maniera strana. Ah beh, e poi dopo, parlando delle imprese, giustamente ho sentito delle sensibilizzazioni importanti sul mondo delle imprese. La tassazione delle imprese in questo momento in Italia è ridicola, perché è del tutto slegata al reddito.
Ora, non ci devono essere tasse slegate al reddito. Io guadagno qualcosa, su quel qualcosa pago delle tasse. Ma uno studio di settore che mi obbliga a pagare delle tasse se anche sono in perdita, che senso ha? Ma un acconto, che senso ha l'acconto del 130, del 103%? Ma l'anticipo IVA, che senso ha? Ma l'IRAP, che senso ha? Io devo, sono un'impresa e devo pagare delle tasse sulle persone che assumo. Ma è una cosa incredibile. Anche per l'impresa, il sistema fiscale deve essere ricavi meno costi su quello che avanza, tassa. Basta. Finito in 2 secondi, finita la persecuzione, finita la vessazione. E anche la prima casa, ovviamente, non dando alcun reddito, non si capisce a che titolo uno deve pagare delle tasse sulla prima casa. È molto banale, io ci vivo, che reddito ho dalla prima casa? Ci vivo, anzi, risparmio, faccio risparmiare soldi allo Stato che non deve procurarmi un tetto, veda un po'. Quindi, da quel punto di vista, l'idea deve essere rendere tutto semplice, tutto più facile, renderci una vita minimamente più serena nell'attesa che si ritorni liberi. Perché noi sappiamo benissimo che il lavoro, finché noi non usciremo dall'euro, naturale, normale, non potremo averlo, perché i nostri prodotti sono fuori mercato, le nostre imprese continueranno a chiudere. Ma allora noi dobbiamo decidere, signori, siamo in un ring con uno che ha una pistola. Ma cosa facciamo? Ci ingegniamo a salvare la vita oppure pensiamo a cambiare le regole perché costui la pistola la posi? Sicuramente non sarà troppo d'accordo questo qui che ha la pistola di cambiare le regole per far sì di posarla. La Germania non ci concederà mai nulla, 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 perché loro fanno i loro interessi. Li fanno in modo un po' bastardo, se devo dire, ma loro fanno i loro interessi. Quello che è inspiegabile è che noi, come da tradizione millenaria italiana, purtroppo terminata con l'ultimo degli imperatori romani, guarda caso, pensiamo che metterci in ginocchio davanti al potente ci porterà dei vantaggi. Ecco, non ce ne porterà come nessuno, come mai ce ne ha portato. Noi dobbiamo essere a testa alta. Non dobbiamo domandare il cambio delle regole, noi dobbiamo fare il cazzo che ci pare. Noi dobbiamo fare il bene della nostra gente, non di quello degli altri. Noi dobbiamo presentarci ogni volta in Europa con la faccia di quello che dice: a me interessano i nostri disoccupati del fondo salva stati, non me ne frega nulla. Dei vostri interessi li avete già fatti in abbondanza, siete solo in credito, non dobbiamo andare là con dei moduli, dobbiamo andare con delle fatture, perché ci hanno fatto pagare fino adesso troppo in termini di serenità, in termini di tranquillità, in termini di sonni e di suicidi, che questa terra forse ne ha conosciuti fin troppo, questo Veneto, eh? Vanno gestite le cose come se noi avessimo davanti le nostre proposte economiche, vanno gestite col metodo Salvini. E il metodo Salvini che cos'è? Dire la verità, dire le cose semplici, ragionare come se avessimo una lavagna bianca e dire A, B, C. Questo deve essere quello che deve guidare l'impostazione economica della Lega. E per il lavoro e per la spesa statale, forse, forse sarebbe anche il caso di avere il coraggio di pensare che la spesa statale potrebbe essere utilizzata per una volta invece che per regalarla per gli usceri o cose di questo tipo, per i segretari forestali o cose di questo tipo, per produrre. Perché noi importiamo una marea di schifezze dalla Cina, dalla Turchia, da cose di questo tipo, che fanno scappare i soldi dall'Italia. Bene, se proprio dobbiamo spendere dei soldi dello Stato, spendiamoli per produrre delle cose. Magari qui, magari ci mettiamo qui in Veneto a prendere tanti disoccupati e li mettiamo a produrre delle cose che normalmente importeremmo e che probabilmente sappiamo fare un po' meglio noi. Quindi se proprio lo Stato deve spendere dei soldi, almeno spendiamoli per produrre. Metteremo in circolo del denaro,
abbasseremo il rapporto debito-PIL, così in Europa sono contenti, ma lo facciamo al nostro modo e anche riuscendo a contrastare in parte gli effetti dell'euro, che purtroppo ci portano a comprare cose estere pensando che sia una figata, tenuto presente che le cose estere sono fatte all'estero e quindi qui il lavoro tenderà a sparire sempre, sempre di più. Quindi io vi posso soltanto dare un ultimo messaggio che ho ricevuto qui in Terra Veneta in campagna elettorale, dove un vecchio è arrivato e mi ha detto: mio nonno mi diceva una cosa, che i debiti si ripagano lavorando. Ecco, i debiti si ripagano lavorando, quindi tutto quello che ci viene messo mandandoci conti a casa e così via, anche a uno che è disoccupato, è una cosa che non funzionerà mai per risolvere i nostri problemi. Chi vi dice che, e vi dico, ho parlato con Fedriga dicendo: occhio, perché quello che arriverà fra poco non sarà piacevole, perché fra poco arriverà l'idea di Renzi della tassa di successione. State pronti, perché vogliono cercare di portare via tutto quello che è rimasto. Fra poco arriveranno le ideone che vengono man mano messe fuori sui giornali di mettere i beni dei comuni a garanzia dei debiti, in modo tale che poi dopo una cosa che non dovrebbe essere garantita da nulla se non da una banca centrale sarà garantita dalle vostre ricchezze. E allora poi dopo ai vostri figli, ai vostri nipoti dobbiamo andarglielo a spiegare di quanto siamo stati idioti, perché quando già ci hanno tolto tante cose e già avremo da ricordare un po' di cose, ma quando ci toglieranno tutto, perché siamo in guerra e ci vogliono togliere tutto, avversari economici e collaborazionisti di casa nostra, quando questa bella coppietta ci toglierà tutto, poi dopo recuperarlo sarà molto difficile. Noi dobbiamo essere in piedi, perché quando, se ci abituiamo a stare in ginocchio, anche quando usciremo dalla gabbia, anche quando usciremo dall'euro, se siamo abituati a stare in ginocchio non cammineremo mai. Dobbiamo essere in piedi, a testa alta, dire di no, dire che non ce ne frega niente. E se loro ci dicono di sì, a un certo punto arriveremo a un giorno che magari ce lo fissiamo, dove facciamo vedere che si può dire di no. E possiamo, cominciamo con un giorno a fargli vedere che si può dire di no, cominciamo con un giorno a chiudere tutto, cominciamo con un giorno a dire qua non si fa più niente per un giorno, e possiamo farlo anche per due, per tre e avanti, perché dobbiamo dare dei segni che l'Italia, la Padania, la Lombardia, il Veneto, Padova e il quartiere di Padova possono dire di no. Non siamo obbligati a subire tutto quello che ci stanno facendo. Non è economia. L'economia è la soddisfazione dei bisogni dei cittadini. Questo è tortura e noi saremo contro questo fino all'ultimo respiro.